fossero lì per vendicare Giuseppe Di Giacomo, ucciso pochi giorni fa in via Eugenio Lemiro, o al contrario, per punire qualcuno che insieme al pregiudicato di Porta Nuova avesse qualche scheletro nell'armadio, non è ancora chiaro, ma sono queste le due piste sulle quali stanno lavorando gli uomini della squadra mobile. Di certo, quello che è accaduto martedì sera apre un nuovo fronte di indagine legato a doppio filo all'agguato della Zisa e che vede al centro il mandamento di Porta Nuova. Come scrive oggi Repubblica, a condurre gli agenti in piazza Lolli martedì scorso sarebbe stata una telefonata anonima giunta al 113 che segnalava la presenza di una Fiat 1 sospetta. E in effetti gli uomini delle volanti qualcosa di sospetto lo hanno trovato, perché in piazza Lolli hanno fermato due uomini armati di una 7,65 e di una calibro 38. I due, Fabio Pispiccia di 43 anni e Sergio Giacalone di 44, sono stati bloccati dopo aver cercato di fuggire. Nell'auto invece, risultata rubata, c'erano guanti e passamontagna. Gestivano lo smercio di sostanze stupefacenti sul territorio siciliano, anche se l'obiettivo principale restava quello della vendita all'ingrosso di hashish, marijuana, cocaina ed eroina nelle piazze palermitane di Ballarò, Falsomiele, Cruillas e dello Zen. Con questa accusa sono stati arrestati stamattina Giovanni Gambino, di 34 anni, Giuseppe Leto, di 44, Domenico Lopresti, classe 42, e i fratelli Pietro e Salvatore Vitale, di 32 e 57 anni. Tutti palermitani e tutti già noti alle forze dell'ordine per i loro precedenti penali specifici nel settore degli stupefacenti. L'attività svolta dagli uomini della Narcotici, denominata Operazione Sambuca 2, parte da un importante arresto di un corriere napoletano effettuato nel febbraio del 2011 e che aveva permesso di risalire a una vera e propria banda della droga, i cui componenti, alcuni dei quali già oggetto di misure cautelari, pur non essendo formalmente affiliati a Cosa Nostra, godevano comunque del suo beneplacito. A gestire il mercato degli stupefacenti a Ballarò, secondo gli inquirenti, ci sarebbe stato Giovanni Gambino, che oltre a rifornire la zona dello Zen avrebbe avuto anche dei legami con i fratelli Vitale, che si occupavano del traffico di eroina dalla Calabria. Ed è proprio grazie alle indagini e ai pedinamenti di un uomo di fiducia di Gambino, Giuseppe Foglietta, che gli inquirenti hanno scoperto a Ballarò un appartamento che fungeva da deposito e da laboratorio della droga, trovando bilancini di precisione e materiale da taglio per gli stupefacenti. Allarme crolli nel centro storico di Palermo sembra non voler cessare. Il nucleo tutela del patrimonio artistico della Polizia Municipale ha infatti sequestrato la chiesa cinquecentesca della Madonna delle Grazie dei Macellai, che si trova nella zona di Via dei Candelai. L'edificio, oltre ad essere stato trasformato in una rivendita ovviamente abusiva di bevande, risulta ormai in evidente stato di abbandono e degrado. L'arcatura frontale presenta gravi condizioni statico-strutturali e inoltre le parti artistiche all'interno della chiesa sono completamente esposte agli agenti atmosferici a causa della mancanza del soffitto. Il giudice per le indagini preliminari ha emesso un provvedimento a tutela della pubblica incolumità, ponendo l'antico complesso monumentale sotto sequestro. Per comprensibili ragioni di opportunità non disgiunte dall'alto senso di rispetto che ho sempre avuto nei confronti delle istituzioni, del partito e dei parlamentari tutti, anticipo la mia determinazione ad autosospendermi dal Partito Democratico e dal gruppo parlamentare. Sono le parole scritte da Franco Antonio Genovese a poche ore dalla richiesta di arresto formulata nei suoi confronti dal GIP, richiesta che è stata inoltrata alla Camera dei Deputati, che ora dovrà valutarla e votarla. Mi preme chiarire, scrive ancora il parlamentare, che al momento ho avuto contezza solo dei capi di imputazione e non delle ragioni a sostegno delle accuse. Sin da ora, tuttavia, anche alla luce di quanto emerso in questi ultimi mesi, sono certo di poter fornire ogni chiarimento.